Mi sentite? Parte con questa presentazione, mi mette sta pressione anche durante la giornata. Io volevo intanto ringraziare il TED perché non facevo merenda da 15 anni, almeno 15 anni che non mi capitava di fare la merenda. Allora, c'è la fine del mondo, fra pochissimi mesi c'è la fine del mondo e può essere una cosa positiva e anche una cosa negativa. Positiva, ovviamente è più facile rimorchiare le donne, no? Dicendo, scusa, fra un mese si muore, è più facile riuscire a convincerle. Poi io ho fatto una scommessa di 100 euro con un mio amico e io sostengo che ci sarà la fine del mondo, quindi il giorno dopo la fine del mondo io avrò vinto 100 euro. E la cosa di cui volevo parlare del futuro è una cosa che mi è capitata nella vita. E io ho sempre pensato che il futuro, come dire, si creasse, venisse alla luce condizionato dal presente, condizionato da tutte le decisioni che una persona deve prendere giorno dopo giorno, momento dopo momento, no? E quindi è capitato poi a volte nella vita di trovarsi a un bivio e ogni volta sembrava il bivio della vita, no? Sapete, quando siete giovani devi scegliere il liceo, l'università, oppure mi sposo, non mi sposo, faccio i figli, vado a vivere in quella città, no, resto qui. Ogni volta questa decisione viveva una pressione apocalittica, un'ansia tremenda. E allora ho pensato una volta, qualche anno fa, ho detto, ma se facessi il contrario, se provassi per una volta a vivere per un po', facendo in modo che sia il futuro a condizionare il mio presente, cioè il contrario, e come si fa? Beh, intanto bisogna per forza farsi una domanda che non si può in qualche modo, diciamo, saltare, cioè chi voglio veramente essere nella vita? Cosa voglio realmente fare, soprattutto qual è il mio scopo, qual è il motivo per cui io sono in questa esperienza, diciamo, di vita. Siccome ognuno di noi è diverso dall'altro, ognuno di noi avrà una verità, una realtà, una sensibilità diversa da portare. E allora ho iniziato a sostituire causa-effetto con invece principio di scopo e vi faccio vedere la prima immagine. La prima immagine è, diciamo, chiamiamolo cubo di marmo, anche se non è proprio un cubo, no? Questo è un cubo di marmo, è già abbastanza bello da vedere così. Però ovviamente, quando per esempio Michelangelo, farò delle citazioni di persone in zona, insomma, ecosostenibili, chilometro zero, quando Michelangelo si trovava davanti a un cubo di marmo, voi sapete che lui diceva: non ha l'ottimo artista alcun concetto che la materia in sé non circoscriva col suo soverchio, cioè io non scolpisco in questo caso la pietà è già dentro questo cubo di marmo e io non faccio altro che liberarla da tutto ciò che la ingabbia. Ho cercato di fare la stessa cosa nella mia vita, ovviamente io non ho trovato dentro la pietà, è più un bidet, però comunque lavorandoci magari con l'arte contemporanea si riesce a tirare fuori qualcosa di interessante, ma il principio è questo. Ho pensato, Michelangelo ogni volta che scolpiva, che dava una martellata, una picconata, era condizionato dall'idea che aveva di quell'opera d'arte che era dentro quel cubo. Quindi ogni sua azione del momento era un'azione in realtà dettata da un futuro che però era già presente, era già lì. E quindi ho pensato che ognuno di noi, essendo un pezzo unico, irripetibile, ha dentro di sé un'opera d'arte. Se non per l'aspetto fisico, come macchina biologica, ognuno di noi appunto è diverso, dentro c'è sicuramente una scintilla divina che ci rende diversi l'uno dagli altri. Allora anche quando per esempio Platone diceva noi eravamo un giorno bellissimi, potenti, poi Zeus si era spaventato, ci separò in due, siamo una mezza mela che cerchiamo l'altra mezza. Ma l'altra mezza mela non necessariamente deve essere una donna o un uomo. L'altra mezza mela è la parte di noi, come la pietà dentro il cubo, che dobbiamo portare alla luce, che dobbiamo tirare fuori, in modo che non siano due zoppi che stanno insieme nella vita, ma siano due unità. Possiamo diventare tutto ciò che vogliamo? Ognuno di noi, c'è solo la pietà dentro quel cubo e ce ne sono anche altre. Possiamo diventare tutto? A un bambino gli si può dire così. In un futuro della prossima era, diciamo quella nuova che consigliavano i Maya,
consigliano di educare i bambini, educare le persone, educare noi stessi al principio fondamentale che ognuno di noi è veramente speciale, che ognuno di noi è veramente unico e irripetibile e che se magari uno non ha un talento artistico, voglio dire, Michelangelo quando ha fatto la Pietà aveva 22 anni, io sono stato bocciato in Pongo in terza media, quindi sicuramente non è quella cosa, ma se uno di noi non ha un talento artistico ha sicuramente una capacità, ha sicuramente una sensibilità, ma ha sicuramente una identità diversa da tutti gli altri. Allora la domanda è: possiamo diventare tutto? Io domani mattina mi sveglio e decido che voglio essere una ballerina della Scala e se mi applico ce la faccio? Credo di no, se non altro perché ho detto ballerina e non ballerino. Comunque, no, perché se tutti noi potessimo diventare tutto e tutti, noi saremmo questa cosa qua, che sono i Barba Papà. I Barba Papà, che sono meravigliosi, sono colorati, ci piacciono un sacco, però qual è il principio del Barba Papà? Il Barba Papà non diventa ciò che vuole, non diventa ciò che è. Il Barba Papà diventa la cosa che, diciamo, serve in quel momento, che necessita in quel momento. Quindi serve una sedia, diventa una sedia, serve un'auto, diventa un'auto. E noi, nella ricerca di sé, chi decide di fare questo, diciamo, viaggio circolare dell'uomo verso se stesso, come c'è nell'Odissea, ognuno dentro di sé a volte viene sedotto dall'idea di riempire un vuoto nel contesto sociale o familiare o della coppia o della famiglia. E quindi in qualche modo non sceglie se stesso, ma in qualche modo per paura di non piacere alle persone che abbiamo attorno e quali amiamo, diventiamo ciò che gli altri vogliono di noi, che è uno degli errori più diffusi ma anche più dolorosi, non solo per la persona stessa che rinuncia a se stesso, ma perché quando una persona rinuncia a sé, tutta la comunità ne risente. E allora da qui vi faccio vedere un altro esempio che prendo da, sempre legato alla scultura, però lo prendo da un filosofo, Leibniz, che dice: se nel blocco fossero invece venature che segnassero l'immagine d'Ercole a preferenza di altre immagini, questo blocco vi sarebbe più disposto e quindi l'Ercole vi sarebbe in un certo modo come innato, per quanto fosse sempre necessario un lavoro per scoprire queste vene e pulirle, togliendo ciò che impedisce loro di mostrarsi. Nello stesso modo ci sono innate le idee e le verità e ciò, e cioè come inclinazioni, disposizioni, abitudini o virtualità naturali. Quindi noi dobbiamo cercare dentro di noi quella parte che ci rende diverso da tutti gli altri. Non dobbiamo farci sedurre da chi ci vuole diversi da noi, da chi ci dà un feedback diverso da noi, ma dobbiamo sapere che sotto una stratificazione di falsità esiste un centro, una matrice originale vera che va seguita. Però non dobbiamo nemmeno noi forzarci a essere ciò che, per esempio, nel contesto sociale in quel momento viene considerato meraviglioso. Quindi è importante imparare, diciamo, a volersi bene, imparare ad accettare ciò che si è e sapere che ognuno di noi ha dentro di sé uno scopo che serve a tutti gli altri. Sono un telefono. Sarà Platone che si è offeso che l'ho citato. Allora, questo viaggio dentro se stessi, mettiamola così, questa ricerca di sé, può sembrare un po' egoistica, no? Cioè già quando uno dice io voglio bene a me stesso, ecco, sei egocentrico, sei egoistico, sei egoista. Io credo che sia invece il percorso naturale verso l'altro. Questa sera o oggi pomeriggio, non so più che ore sono, insomma, abbiamo sentito che c'è il problema del consumismo, che c'è il problema del clima, che c'è il problema dell'economia, che c'è il problema, tutti questi problemi. E io credo che la misura sia sempre l'uomo. Abbiamo visto anche, si è parlato prima di fashion, e visto che sono da queste parti e cito appunto persone di queste zone, Savonarola diceva: cosa te ne fai del vestito se non c'è l'uomo sotto, no? Allora, credo che questa ricerca di sé sia fondamentale, perché quando uno è nella propria cosa, è nel proprio elemento, quando uno per vivere esprime se stesso, invece che reprimere se stesso,
Poco importa tutto ciò che accade intorno, che è solo fastidioso. Chi se ne importa di godere per un nuovo paio di scarpe quando tu hai le mani sporche della cosa che stai facendo, quando qualcuno di noi prova l'emozione della creatività? Perché per sentire quella voce dentro di noi e immaginare come noi vogliamo essere in quel futuro, bisogna prima far passare dentro di sé un milione infinito di immagini. Poi ce ne sarà una in particolare che ci regalerà un brivido, un'emozione, un calore, e quella è quella da seguire. Quindi si passa dall'immaginazione alla creazione. Ma non esiste un futuro reale senza crisi se noi non spalanchiamo infiniti futuri inediti. Ognuno di noi ha davanti a sé un futuro inedito che nemmeno lui forse riesce a capirlo fino in fondo. Infatti non è che poi la costruzione di quest'opera d'arte finisce, che uno a 40 anni o 50 anni ha capito chi è nella vita, no. Come dice anche Kafka, più sali i gradini e più i gradini aumentano. Però la ricerca di quel talento è così potente che non può essere chiamato egoismo, perché le persone che affrontano queste conoscenze diventano contagiosi nella vita degli altri. Io me lo voglio prendere il tostapane del ragazzo, perché è una bella idea, e perché io me lo sono immaginato la sera lì con la fidanzata, qualcuno che si metteva lì, e allora uno contagia. Ma soprattutto quando uno dentro di sé scopre la meraviglia per cui siamo stati creati, insomma, qui poi dipende se uno è religioso, se invece è laico, automaticamente la incontra nelle persone. Sa che quella matrice divina che è dentro di sé, io la chiamo divina perché mi piace pensarla così, ma quella meraviglia, quel seme che può esplodere e dare un futuro, veramente un destino inedito, a differenza di un'idea che tutti noi dobbiamo avere in qualche modo uno stesso destino, e poi c'è un'oligarchia di artisti che quelli sono stati baciati da Dio, invece no. Allora io parlo di matrice divina perché mi sembra giusto citare anche Dante, ovviamente. Dante sostiene che ognuno di noi ha questo raggio, dunque nostra veduta che conviene essere alcun dei raggi della mente di che tutte le cose sono ripiene. Quindi noi abbiamo dentro di noi un piccolo raggio, no? Che è divino, che è quello della creazione. E quindi magari viene anche da pensare, e se Gesù non fosse Dio che si è fatto uomo, ma se fosse un uomo che attraverso questo portare al di fuori l'opera d'arte, questa unicità, questa mezza mela, diventasse divino, e allora siamo tutti nello stesso, figli di Dio nello stesso modo. E allora Dante dice, a volte le persone, cercando questa sensazione, questa unicità, non la trovano e quindi vengono sedotti da altre cose, no? Perché la materia segue altre regole, quindi dall'ispirazione al desiderio alla realizzazione c'è un tempo diverso. E lui dice che quella cosa lì che ognuno di noi ha, e se qualcuno di voi in questa stanza pensa di non esserlo speciale, vuol dire non che non lo è, ma che è stato educato male, nel senso che non è stato esposto a degli stimoli affinché questa unicità potesse uscire. Pensate che addirittura un linguista, Chomsky, forse il più grande linguista della storia ed è ancora vivo, io ho avuto la fortuna di incontrarlo l'anno scorso, addirittura nella fine degli anni 50 scopre che il linguaggio nei bambini non lo imparano mettendo dentro, ma dentro, ovviamente per Platone era il mondo delle idee, ma dentro il cervello c'è, come dire, una neurobiologicamente una struttura fatta per poter esprimere. Quindi il linguaggio, persino il linguaggio è già dentro. Lo so che è tutto molto platonico quello che sto dicendo, mi piace quando faccio queste citazioni. Comunque Dante dice, quella cosa lì c'è ed è come il fondo del mare. Quando tu stai a riva, il fondo del mare lo vedi. Quando tu vai al largo, il fondo del mare non lo vedi, ma c'è. Semplicemente l'uomo fa fatica a credere alle cose che non vede, alle cose difficili. E quando una persona non segue questo percorso che porta, diciamo, a una sorta di luce propria, no? Cioè nel senso non che si illumina di immenso, ma di luce nel senso di indipendenza, un'indipendenza emotiva, un'indipendenza creativa, un'indipendenza di ogni tipo. E quindi se non c'è quel sole,
Certo che possono entrare tutte le lampadine del mondo, no? Perché in una stanza dove non c'è il sole, l'abat-jour diventa il sole. In una vita in cui uno non riesce ad esprimere se stesso, in cui non è libero, qualsiasi altra cosa diventa una cosa importante. Immaginate un'ora d'aria. Voi siete tutte persone libere, a parte oggi che siete qua inchiodati fino alle 7, però siete tutte persone libere. Immaginate se io domani vi dicessi che voi avete una sola ora d'aria, come i carcerati, sarebbe una grandissima condanna. Se io facessi questo discorso in un carcere e dicessi da domani avete un'ora d'aria, partirebbe un applauso. E quindi è importante nella propria vita non vivere mai con quella sensazione di essere stati piegati a un volere che non è il proprio. Sto per finire e quindi vi lascio con una cosa che mi piace tanto. Se noi, uscendo da questa stanza, non ci chiediamo realmente cosa vogliamo essere e chi siamo realmente, e se non ci interessa e scavalchiamo questo percorso di conoscenza di sé, non ci sarà un reale futuro, ma sarà sempre una cosa zoppa, perché il futuro è quando questa matrice divina che noi abbiamo dentro tutte si incontrano, allora lì sì che vedremo il volto di Dio, nel senso vedremo una realtà più chiara. La cosa importante è anche che quell'immagine che voi creerete dentro di voi nel futuro, e quindi quel futuro sarà qui a condizionare le vostre scelte, quell'immagine potrà anche cambiare nel percorso, perché non importa, non è, si può lasciare anche spazio ai nuovi sogni, purché si segua un percorso, una voglia di andare dentro di sé. E allora c'è stato un bambino 35 anni fa, io potevo portare milioni e milioni, no non è vero, però insomma decine e decine di storie, ne ho scelta una che è forse quella più, come dire, è stata molto di cronaca, quindi è molto attuale. Un bambino 35 anni fa si sveglia una mattina, va a scuola e decide di fare un disegno. La maestra dice cosa disegnate, sognate i vostri sogni, fate un bel disegno. Lui disegna se stesso che vola con un paracadute. L'avete visto in questi giorni sicuramente sui giornali. Lui disegna un paracadute e ovviamente quello nasce in lui, quel sogno, e non lo abbandona mai, nonostante qualcuno gli abbia detto, probabilmente, adesso vado per supposizione, guarda che è pericoloso, qualcuno magari ha detto ma non ti conviene lavorare in posta che c'è anche la tredicesima e stai tranquillo, no? ma perché ti sei messo in testa? Poi quando uno parla del proprio sogno, o lo parla a gente che affronta il proprio, o altrimenti diventi presuntuoso. Ma come? Adesso arrivi tu che sei meglio di noi, parla come mangi, vai qui e tutte queste cose. Tant'è che poi in quelle vite la felicità non è mi è esploso qualcosa dentro, ma come stai? Ma tutto sommato non mi lamento, non mi è successo niente. Cioè la mancanza di dolore prende il posto della felicità. Questo bambino disegna questo paracadute e contro tutta una serie di condizioni esterne che gli fanno capire che quel sogno lì, che cos'è? Il paracadute, ce ne sono milioni di paracadutisti, non c'è niente di importante, in più anche pericolosi, perché lui insiste e 35 anni dopo quel disegno, quell'uomo fa il salto col paracadute più alto della storia del mondo, cioè nessuno ha mai fatto quel salto, lui ha rotto la barriera del suono da 35.000 metri, rompe la barriera del suono e tutto il mondo ne è contagiato, perché quando uno realizza un sogno reale, diventa appunto contagioso negli altri, tutti gli altri ne godono e per questo quando uno rinuncia a sé, nel puzzle finale fa un danno a tutti. Quell'uomo ha fatto questa cosa. Questo è il disegno del bambino con la mamma, i fratelli, sono sempre belle le proporzioni dei bambini, no? Cioè la mamma alta come la casa e la casa un po' più alta della bottiglia, e quell'uomo 35 anni dopo ha fatto questo. Sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad. Happy birthday.
feel the way that every child should. Sit and listen, sit and listen. Siamo tutti destinati a creare un futuro inedito, altrimenti non ha senso. Grazie. Grazie.